Eccoci qui con il coach della nazionale di rugby del Sei Nazioni. Allora coach, ti do del tu, sei subentrato da poco nella nazionale. Cosa pensi della squadra? Quali sono i punti deboli e i punti di forza? Sì, è vero che non abbiamo ancora fatto un allenamento tutti insieme. L'inizio della nostra preparazione martedì prossimo in Verona, faremo il nostro raduno. Penso che i punti di forza della squadra sono soprattutto un gruppo di giocatori che hanno una voglia molto importante, che hanno una etica di lavoro veramente impressionante, che hanno una voglia di migliorare, di crescere, di sviluppare il loro livello, che è veramente la loro forza più importante. E con massi di sviluppo sicuramente abbiamo il bisogno di avere più di costanza nella performance nelle diverse partite, ma anche all'interno delle partite essere capace di giocare il 100% del nostro potenziale durante 80 minuti e non avere dei momenti, perché giochiamo contro delle squadre che sono molto forti, le migliori nel mondo. Allora si manca un po' di costanza, è difficile di competere veramente, di avere un'opportunità di vincere. Okay. Prima parlavo con il presidente e mi diceva che i ragazzi sono una vera squadra, quindi che sono anche molto uniti. A livello di leadership cosa ne pensi? Come sono messi? Devo conoscere ancora più il gruppo. È quello che sento dopo aver fatto un raduno con tutti i giocatori che sono in Italia. È vero che ho sentito un gruppo, un vero gruppo, sano, unito. Per parlare di leadership, che è qualcosa di molto molto importante in tutto lo sport, soprattutto nel rugby, penso che devo conoscere più i giocatori, che devo vedere il gruppo, i comportamenti dentro del gruppo, gli atteggiamenti dentro del gruppo, e per questo ha ragione, ho bisogno di tempo per avere un'opinione vera e legittima. Okay. Come pensi, ultima domanda, come pensi di risolvere, viste le assenze importanti causate dagli infortuni? Non ho sentito. Dicevo, come pensi di risolvere, viste le assenze importanti dovute agli infortuni? Ah, sì, oggi il rugby è un sport di contatto, abbiamo delle stagioni veramente lunghe. Questo anno è stato il mondiale, dopo il mondiale quasi tutti i nostri giocatori hanno giocato quasi direttamente dopo una settimana off, allora è normale avere qualche infortunio, è parte del lavoro. È sempre un piccolo problema, ma è anche un'opportunità. Questa situazione ha fatto che abbiamo l'opportunità di fare venire con noi qualche giovane giocatore che potremo scoprire, vedere come giocano a questo livello, e potremo fare una valutazione per il futuro e guadagnare un po' di tempo.